Ok, questo è il punto di partenza. L'orzo, una volta trebbiato, esaurita la fase di dormienza di circa 40 giorni, è pronto per essere, ha una germinabilità tale e può essere pronto per essere maltato. La prima fase è la pulizia e la calibratura. Raccogliamo l'orzo qui, viene portato in un pulitore a setacci che provvede a separare le prime impurità e poi entra in un calibratore a vagli crescenti, dove il chicco piccolo e il chicco rotto viene separato in maniera da ottenere solo il chicco diametro 2,5 mm, che poi viene portato in quello che è il maceratore. Lì l'orzo verrà portato da un 12-13% di umidità a un 45-48% di umidità, in modo tale che lui incominci a germinare. Qui l'orzo incomincia le sue modificazioni. Comincia a emettere la radichetta, comincia a modificarsi internamente come endosperma, come acrospira, dura 4 giorni il processo di germinazione a temperatura, umidità, rotazione, aspirazione di CO2, tutto controllato meccanicamente dalla macchina. Dopodiché, quando siamo pronti, comincia la fase di essiccazione vera e propria per portare il malto a un 4% almeno di umidità, in modo tale che le attività diastatiche si siano fermate e che il prodotto, dopo 20 giorni, un mese di riposo, sia pronto o per essere trasformato in birra, o per l'industria del pane, o per dei distillati, o per tutte le funzioni alle quali si può destinare. Quindi quello che vedo qui in questa finestra. È malto d'orzo. Assaggiando un chicco si scopre che non è più vitreo, cioè che rompe i denti, ma è un po' come il popcorn, è molto più morbido perché l'abbiamo trasformato gli amidi in zuccheri semplici. È buono? Sì, l'hai mai tagliato il Sì, è marco? molto buono. Stanotte abbiamo finito il ciclo di essiccazione. L'orzo è stato portato, essendo un malto base, un malto pils, a 85 gradi per avere un colore comunque chiaro. È il malto base che si usa normalmente al 100% per farle birre. E adesso viene confezionato tramite una coclea. Il ciclone serve ad allontanare le radichette residue, che ci sono i germogli secchi. Quindi da quanto sono questi sacchi, Daniele? 20-22 kg. Uno dei punti di forza della nostra azienda, un po' perché non abbiamo sinceramente le dimensioni per ospitare e fare il magazzino dei clienti, ma noi diciamo ogni produttore assegniamo un momento di conferimento e contestualmente la settimana dopo, le settimane dopo, in base ai cicli, è pronto il materiale da ritirare e gli garantiamo quindi che quello che entra è quello che lui porta via.